20 luglio, mentre tutti dormivano. Satana è astuto. La sua intelligenza depravata, tendente perennemente al male, spia tutti i passi dell'uomo e non appena scorge anche la più piccola fessura, subito viene e inietta il suo veleno di morte. È sufficiente anche un momento di disattenzione, una pausa di stanchezza, un piccolo rilassamento morale. E siamo già nella sua menzogna e falsità. Anche del sonno lui sa approfittare per seminare nei cuori la sua superbia, la sua arroganza, i suoi vizi, i suoi peccati, la sua morte. Dio ha seminato il buon seme nella sua creazione. Cosa fa il diavolo? Conduce Eva a distrarsi dalla verità per un istante. Le pone una falsa domanda, la donna si lascia prendere dal discorso, dopo qualche istante già nella morte lei e Adamo. Questa abilità è tutta sua. Se noi ne avessimo altrettanta per il bene, il suo regno finirebbe in pochi giorni. Invece noi dormiamo e lui lavora, noi ci distraiamo e lui non si distrae, noi ci stanchiamo, lui non si stanca mai. Di notte e di giorno lui è sempre in cerca di chi divorare. E questa la sua costanza, sempre in giro per tentare l'uomo. Sempre sul campo a spiare il momento più propizio per entrare e seminare la zizzania. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Matteo 13, 24, 43. Dobbiamo confessare che per Satana è assai facile entrare nel nostro corpo. Spesso esso è del tutto incustodito, senza alcuna protezione, manca delle più elementari difese e senza alcuna recinzione. Di notte e di giorno noi siamo sempre in un sonno di morte. Urge reagire, vegliare, prestare ogni attenzione. Tralasciando i mezzi e gli strumenti posti da Cristo Signore a custode della nostra vita, siamo completamente esposti ai suoi attacchi di morte. Eucaristia e sacramenti, preghiera e lettura quotidiana del Vangelo, esame di coscienza e verifica spirituale per un sano e santo discernimento mai vanno tralasciati.
San Paolo parla di vera armatura dello Spirito che va sempre indossata. I mezzi di grazia li possediamo tutti, tutti sono a nostra disposizione, basta servirsene con perseveranza. Non possiamo però servircene se manchiamo di pura e retta fede nella parola della salvezza. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci di fede pura e santa.